con l'ordine di tenere a largo la folla e di sparare. Chiedono come, sparare come? Dico sparare in aria, c'era altro da pensare, per tenere lontano la folla. E così, e con questa consegna li ho lasciati. Sono tornato a vedere come andavano le cose, non so quanto tempo dopo, credo circa un'ora, e mi sono reso conto che la situazione era ancora più grave e ancora più drammatica, perché malgrado questi ragazzi continuassero a sparare per aria, la gente aveva capito che loro non gli sparavano addosso e quindi gli passavano fianco a fianco e ne facevano di tutti i colori. C'erano anche dei pompieri che cercavano di... Questo non ricordo, non lo escludo, ma non me lo ricordo. Allora sono corso a telefonare al comando dicendo che la situazione era insostenibile, che provvedessero a rimuovere questi cadaveri. Allora accettarono la mia proposta, si discusse, si mandò subito un furgone per prendere i cadaveri e portarli all'obitorio. Arrivarono però in ritardo perché Mussolini, la Petacci e altri erano stati appesi ai distributori di benzina. Sì, appesi per i piedi. Appesi per i piedi con la testa in giro. Poi ho saputo che prima che si provvedesse alla rimozione dei cadaveri, qualcuno sciaguratamente aveva avuto l'iniziativa della pendaison, della impiccagione. Qualcuno poi mi ha spiegato che questo era stato dovuto prima di tutto all'essere malmenati, calpestati, eccetera, oppure anche al proposito di far sì che da tutta la piazza questa gente impazzita di curiosità per vedere da vicino i cadaveri se li potesse vedere. Comunque sì, è stato uno scempio che si doveva e che forse si poteva evitare. Oh, il cardinale disse subito a Max Salvadori, ma è un'oscenità quella che fanno di esporre i corpi, perché era già il giorno dopo che avevano esposto i corpi in piazza Loreto, è una cosa che è inumana, non è cristiana, dovete evitarlo. E Max Salvadori aveva una notevole presa sul prefetto di Milano, che era già stato nominato Riccardo Lombardi dal Comitato di Liberazione. E quindi fecero togliere praticamente i cadaveri. Fecero togliere i cadaveri. Devo dire che mi telefonò anche il cardinale Schuster, e quando il cardinale Schuster mi fece telefonare, io gli dissi subito che avevo già disposto per la rimozione, perché finisse questo scempio, che proprio francamente non era orrendo. Ecco, io avevo mandato prima l'ordine, ma poi non avevo potuto essere eseguito fino a quando mandai una squadra di partigiani con l'ordine di farla finita, e di fatti me ne fu un piccolo gruppo di matteottini quella volta che si impegnò andò e a una certa ora le cose furono. Sì. Sono le salme furono portate via. Furono portate via, sì. Lei ha approvato questa... No, l'ho disapprovato io. Io avevo detto questo, che non dovevano essere esposti quei cadaveri, che i cadaveri dovevano essere portati subito all'obitorio. Qualcheduno ha detto, ma noi dovevamo dimostrare al popolo milanese che era stato fucilato, che era stato giustiziato Mussolini con tutti i suoi, con tutti i gerarchi. A 32 anni di distanza, lei ritiene che piazzale Loreto è stata giusta o no? Io ritengo che sia stato giusto in quel clima e su un piano storico e politico l'atto di giustizia nei confronti personalmente di Mussolini. Dico Mussolini, per esempio la Petacci non c'entrava per niente. Penso che portare i cadaveri a piazzale Loreto è già stato un passo un po' più avanti, al di fuori di quella che secondo me poteva essere una linea sufficiente. Penso che poi il gesto finale della pendaison, dello scempio, sia qualche cosa che si può spiegare nel quadro delle rovine morali che sono proprie delle guerre e dei fascismi. Gli americani entrano a Milano il 29 aprile. La popolazione li accoglie trionfalmente. We'll be right back.
In piazza della Scala, all'Hotel Regina, gli americani si incontrano con i comandanti militari e delle SS. Questi filmati, che provengono dagli archivi di Washington, sono stati girati dai cineoperatori militari al seguito delle truppe. Mettendo in atto le trattative segrete concluse in Svizzera, i tedeschi possono lasciare indisturbati la città di Milano.